Siamo collegati in diretta con Napoli, con Portici, con Giorgio Smaldone, dottore di ricerca nel Dipartimento di Agraria a Portici. Benvenuto, dottor Smaldone. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, dicevamo questo collegamento perché? Perché molte tavole di Natale virtualmente sono già in preparazione per il cenone della vigilia. Ci sono tanti preparativi e al centro della tavola c'è il baccalà, il re, insomma, della vigilia di Natale. Oggi infatti va di scena il mare perché lunedì è il giorno di Pelagus, il nostro viaggio nella risorsa mare, il racconto sulla pesca e sui pesci fatto appunto dai protagonisti del pianeta mare, un progetto pensato da Telecolore con noi, Quotidiano Vicino, assieme al CRISAP, il Centro della Regione Campania per la Sicurezza Sanitaria del Pescato, con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'IZS, l'Istituto Profilattico del Mezzogiorno di Portici, l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e con Salerno Pesca, azienda di import-export di prodotti ittici del Mediterraneo all'ingrosso di prodotti ittici con gli egiziani della Kingfish for Investment di Porto Said. Dicevamo del baccalà, la storia del baccalà si perde nella storia, diciamo, nel tempo, perché già i vichinghi pescavano merluzzi il più possibile per fare scorta quando il mare era favorevole e idearono per la loro conservazione a lungo termine l'essiccazione. Hanno i merluzzi un alto valore nutrizionale, allora erano abbondanti e quindi avevano un basso costo. Per secoli è stato l'alimento principale di tutte le popolazioni meno abbienti d'Europa e questa tradizione è cominciata proprio dai norvegesi, dai vichinghi, dagli scandinavi. Allora, dottor Smaldone, la parola baccalà da dove proviene? Poi le due dizioni che noi spesso confondiamo, baccalà e stoccafisso, sono la stessa cosa o sono invece due cose diverse? Allora, buongiorno. Allora, innanzitutto baccalà deriva dallo spagnolo e dal portoghese bacalao, che a loro volta hanno preso dal punto di vista etimologico spunto da baccalium, che è fiammingo, e come baccalium si intendeva appunto un bastone di pesce, quindi un prodotto della pesca essiccato. Attualmente noi parliamo di baccalà e di stoccafisso. Derivano dalla stessa base, quindi dal Gadus Morhua, da questi merluzzi atlantici, merluzzi. Sono due tipologie di trattamento differente. Il baccalà, come sappiamo, è un prodotto che è salato con differenti tecnologie di salaggiume, mentre invece lo stoccafisso viene semplicemente essiccato e hanno anche dal punto di vista della storia due nascite fondamentalmente diverse, anche dal punto di vista orografico. Il baccalà nasce fondamentalmente e viene prodotto attualmente nelle isole Faroer o comunque il Portogallo ha una grossa tradizione di produzione del baccalà, mentre invece lo stoccafisso deriva dalle isole Lofoten, quindi Alta Scandinavia. Sì, ecco, prima abbiamo visto lo stoccafisso essiccato, diciamo, sottovuoto. Qui vediamo un baccalà, diciamo, dissalato. Ecco, li vediamo a fianco l'uno all'altro. Sono due cose, sono identici, soltanto che la procedura è diversa, vero, dottor Pasomaldone? Sì, il baccalà, come detto, viene salato, o viene salato a secco, quindi con una preparazione di sale classica, oppure viene iniettato di una salamoia e poi Sì. lasciato stagionare. Ecco, Mentre invece lo. una delle operazioni più importanti, scusi se l'ho interrotta forse, che io la sento poco, una delle operazioni più importanti è la reidratazione, vero, dello stoccafisso e poi, oppure la dissalazione, dico bene, del baccalà. Come si procede, dottor Smaldone? Allora, innanzitutto, come sappiamo, lo stoccafisso è un prodotto essiccato, quindi perde circa l'80-70% del suo peso durante l'essiccamento Sì. Sì. e quindi ha bisogno di essere reidratato prima di essere consumato. Deve essere immerso in acqua fredda in proporzione circa ogni mezzo chilo di Ecco, stoccafisso, dovremmo 2,5 litri vederlo adesso di nelle acqua immagini. fredda. Sì. Eccolo qui lo stoccafisso. Quindi Cioè deve essere viene, prima sfibrato, sì.
e deve essere prima piegato, quindi così che il prodotto possa comunque reidratarsi e riassumere l'acqua che ha perso. E Sì. due o Perché tre giorni più o meno in acqua sempre fredda. l'acqua fredda, dottor Smaldore? Perché l'acqua calda potrebbe innescare comunque dei fenomeni di alterazione. Sì. Quindi sempre acqua fredda e cambiata ad intervalli irregolari. È Quanta acqua, solo dottor Smaldone? Quanta acqua? ogni mezzo chilo di stoccafisso, 2,5 litri d'acqua. Sì. Quindi abbiamo E detto non deve. due o tre giorni, insomma, per reidratarsi. Sì, più o meno 2 o 3 giorni. E l'acqua non deve mai essere corrente, l'acqua deve Sì. essere fissa, quindi sistemare in un recipiente acqua fredda e inserire il baccalà o Ecco, lo stoccafisso. diciamo sui banchi di vendita, nelle pescherie, nei supermercati, di solito cosa si vende? Il baccalà dissalato o lo stoccafisso reidratato? Dipende molto dalla zona. Noi in Campania utilizziamo tanto il baccalà, anche Sì. perché soprattutto nelle zone vesuviane c'è grossa tradizione di preparazione e di lavorazione del baccalà. Sì, qui vediamo, Il per prodotto. esempio, vediamo il baccalà. Vediamo il baccalà, siamo passati, prima era lo stoccafisso reidratato, qui invece la lavorazione del baccalà che si dissala, lo sappiamo tutti, tenendolo in acqua per qualche giorno, è vero? Sì, assolutamente. Deve essere tenuto in acqua per qualche giorno, più o meno alla stregua dello stoccafisso. Quindi sempre reimmesso e cambiata l'acqua ad intervalli regolari. Sì, cambiando Preferibilmente, l'acqua, sì. come si vedeva nel filmato, mantenere acqua fredda oppure quindi mantenere il prodotto in frigorifero. Ecco, si taglia a pezzi, a porzioni, in modo da consentire, diciamo, l'immissione in una bacinella d'acqua. E questo è il baccalà dissalato. Quindi bisogna distinguere tra lo stoccafisso reidratato, che si usa più al nord, ho letto anche io, sì. Mentre invece noi in Campania abbiamo questa tradizione del baccalà sottosale che viene, deve essere dissalato. Deve essere dissalato, sì. Sì. Ecco, e veniamo un po', dottor Smaldoni, veniamo a queste denominazioni delle parti del baccalà e dello stoccafisso. La parte più pregiata del baccalà, lo sappiamo, è il cosiddetto musillo. E invece quello dello stoccafisso si chiama coronello. Ecco, quale parte del baccalà, il musillo? Perché si chiama così, dottor Smaldone? Allora, dal punto di vista anatomico è la stessa porzione, Sì. quindi è la parte del dorso sia del baccalà che dello stoccafisso, quindi è la parte più alta della groppa del pesce. E diciamo prende dal punto di vista etimologico due nomi diversi. La Sì. groppa del baccalà la chiamiamo musillo e probabilmente deriva da un tardo latino musum, che Sì. poi subisce un raddoppiamento della sillabante, quindi una S in più, mus, e Piccolo muso, quindi insomma. mus, Sì. esatto, piccolo muso, Sì. proprio tale Quindi da, è un latino, da viene dal latino. Sì. deriva dal latino, e quindi come se volesse rappresentare le labbra di una bella donna, di una giovane donna, polposo e Sì. Ecco, carnoso come le labbra di una bella donna. quindi svelato l'arcano di questa parola latina che poi è stata un po' come dire napoletanizzata, campanizzata, insomma. Esatto. Sì. Qualcuno Ecco, pensava che derivasse da mousse francese, però la sì. consistenza è totalmente differente e Sì, quindi col tempo certo. che è Sì. cambiata la storia, diciamo. Sì. Ecco, invece il filetto dello stoccafisso, lei diceva, è la stessa parte, si chiama coronello oppure curunello, diciamo, dalle nostre parti, semanticamente intesa come parte più alta, quindi la corona, è vero, della groppa, del Esatto, merluzzo quindi affumicato, diciamo, ecco, ed del essiccato. merluzzo essiccato, sì. Quindi è la parte della groppa, la parte più alta che quindi va a simboleggiare la corona del pesce.
Anche Però, qui ci sono diverse interpretazioni. sì. Inizialmente si pensava al cuore, alla parte più nobile del prodotto, e quindi però piccolo cuore, sempre dal Sì. latino. Però comunque questa cosa non regge perché il cuore è la parte più interna del Sì, prodotto, sì, mentre invece sì, la corona è la parte superiore e quindi la groppa del prodotto. sì. Infatti la parte inferiore si chiama pancetta, vero? Dello stoccafisso, anche del baccalà, Sì, insomma. sì, sì. Sì. Quindi, ecco, naturalmente tutte le parti del baccalà sono buone, però questa parte qui, o il musillo nel baccalà o il coronello nello stoccafisso, sono le parti più pregiate, forse anche perché più tenere e più spesse, vero? È così, Più più alte, sì. Si alte. prestano meglio alla maggior parte delle ricette. Sì. Ma come per altri tagli anatomici, per esempio del maiale, del bovino, ci Sì, sono sì. tagli e tagli, primi tagli e secondi tagli. Per questi prodotti il coronello e il musillo sono considerati i primi tagli assolutamente. C'è anche chi ama le code di baccalà o di stoccafisso. Sì, in alcune zone sono molto utilizzate sia le code che le alette di stoccafisso. Sì, O le pancette di baccalà. un po' come le ali del pollo, insomma, sono quelle, come dire, quelle passioni gastronomiche tipiche, insomma, un po' di nicchia, particolari. Sì, come si dice, paese che vai, ricette che trovi. Certo, sì. Dunque, dopo aver visto un po', aver analizzato un po' la storia del baccalà dai vichinghi, insomma, siamo diciamo, la notte dei tempi, e aver spiegato, insomma, che baccalà e stoccafisso sono lo stesso merluzzo, soltanto che sono conservati in modo diverso, siamo alle conclusioni, alla parte forse più attesa di chi ci segue, di chi virtualmente sta pensando a che cosa preparare per la vigilia. Due ricette campane per cucinare il baccalà, dottor Smaldone. Lei è anche un gourmet, oltre ad essere un dottore di ricerca al Dipartimento di Agraria. E quindi una è il baccalà alla napoletana o alla marinara, è vero? E l'altro è quello fritto in pastella. Cominciamo a vederli. Cominciamo a vedere quello alla napoletana. Eccolo qui, sì, il classico baccalà alla napoletana, già dissalato Sì. e impreziosito da una salsa marinara, quindi un classico olio extravergine di oliva, aglio e pomodoro, quindi una bella base di salsa, in cui poi viene aggiunto sicuramente capperi, eventualmente olive e a chi piace due alici. Sì. Sì. Ecco, io ho Poi naturalmente sentito sempre. sì. Ho sentito un nutrizionista che diceva, beh, non aggiungeteci sale, invece questo signore, questo chef lo ha aggiunto e noi siamo contrari all'aggiunta di sale, anche i capperi, è giusto che vengano dissalati prima di poter essere utilizzati? Io li utilizzo sempre dissalati. Quindi passati nell'acqua, insomma. Ecco, Sì, passati semplicemente nell'acqua. e senza aggiunta di sale, ecco, giusto per dire, come dire, per conservare i nostri reni, insomma, per tenerli. E qui Anche perché vediamo con la il pastella, vero? baccalà. Sì, questa qui non è una pastella, è semplicemente infarinato. Quindi poi ci Infarinato, sono sì. varie scuole di pensiero: chi lo Sì, preferisce diciamo, sì. semplicemente così infarinato e chi preferisce friggerlo un po' più alla orientale con una tempura, Con diciamo. una pastella, con una mousse. Sì, Esatto, sì. una semplice pastella, acqua molto, molto fredda, minerale e farina. Sì, Sì, comunque il risultato più o meno è uguale. più o meno sì, diciamo con la pastella diventa più soffice, come Più dire, croccante. assume più croccante, sì, e assorbe meno l'olio. Sì. Diciamo che si combina benissimo con le patatine fritte, insomma, se volessimo, come dire, fare poi lo strappo alla regola, visto che parliamo di fritture. O strappo alla regola oppure ci inglesizziamo, diciamo, torniamo al classico fish and chips che loro tanto amano. Sì, che poi sarebbe o il pesce, ma anche perché no, il baccalà, insomma, Sì, sì. nel cosiddetto cuoppo, insomma. Ecco, questa potrebbe essere una bella idea per chi, per esempio, partecipa a tavole abbastanza affollate, per cui si sta in piedi, insomma, ecco, questa è la spiegazione. Bene, noi andiamo verso le conclusioni. Abbiamo presentato
un po' quello che è il re, è vero, è il re della tavola, il baccalà, insieme, assieme al baccalà magari lesso con olio limone. A casa mia domani sera sarà sicuramente il re. È il re, sì. E poi bisogna dire che ogni regione ha la sua ricetta. Io le ho viste, lei le ha scritte, le ha indicate anche nel suo PowerPoint. Lo fa anche a Soittica, è vero, nelle sue ricette, insomma. Ogni regione ha il suo particolare modo di cucinare, anche se un po' tutti poi alla fine si assomigliano, insomma. Per esempio, È classico soprattutto. quello alla Livornese assomiglia molto alla napoletana. È molto simile, sì. Sì. Quello un po' più diverso da noi è il baccalà alla Veneta, il baccalà alla Vicentina, il Sì. baccalà mantecato, che è proprio una mousse di baccalà. Ah, sì. Bene, noi concludiamo questo collegamento da Portici, dal Dipartimento di Agraria. Grazie, dottor Smaldone. Allora, visto che Grazie a lei tutti è voi. anche un ottimo gourmet, buona preparazione, lei che cosa cucinerà? Queste cose qui, insomma. Il Cucinerà baccalà baccalà? sicuramente per l'antipasto, Sì, come antipasto, assieme sì. all'insalata di rinforzo. Sì.